Buongiorno a tutti, sono Luigi Olita. Sulla testata giornalistica Voci in Gioco curerò la rubrica Voci di Geopolitica, che si occuperà appunto di geopolitica e relazioni internazionali. In un periodo come questo, con la pandemia che ha stravolto gli equilibri mondiali e la vita della popolazione, è molto importante analizzare le relazioni internazionali e il ruolo dei vari attori all'interno dei vari scacchieri geopolitici. In primis analizzeremo il ruolo della Cina, ormai diventata una grande potenza dal punto di vista commerciale e dal punto di vista militare, accusata dagli Stati Uniti e dall'Occidente tutto di aver diffuso e in primis appunto creato il Covid-19. Gli Stati Uniti, ormai timorosi dell'avanzata del dragone cinese, stanno continuando l'operato di Donald Trump, cioè appunto la guerra commerciale e il braccio di ferro con Pechino, con lo scopo appunto di fermare le mire egemoniche e geopolitiche della Cina. In tutto ciò possiamo analizzare anche il ruolo della Russia, un attore da sempre perseguitato da Washington, ma allo stesso tempo una potenza che si potrebbe mettere come mediatore tra il dragone cinese e l'aquila americana. Anche se il ruolo di Putin in questo contesto sta sempre di più prendendo piede in Medio Oriente e in Nord Africa con le alleanze militari proprio con Pechino. Il Medio Oriente, la vera polveriera appunto del globo, da sempre caratterizzato dalle azioni, almeno degli ultimi 20 anni, da parte degli Stati Uniti, si sta svuotando appunto delle truppe americane. Infatti l'11 settembre, data fatidica dell'attentato alle Torri Gemelle, verrà appunto concluso il capitolo Afghanistan da parte di Washington. La Siria e l'Iraq, da sempre appunto avversati dall'Occidente intero e dagli Stati Uniti in primis, come veri sponsor del terrorismo islamico, sono gli stati che adesso stanno a tutti gli effetti combattendo il terrorismo islamico. L'Europa, invece, alleata da sempre dell'aquila americana, sta cercando di porsi in una situazione intermedia tra la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. La Germania, diciamo con il Nord Stream 2 e gli accordi con la Russia, sta appunto mettendosi in contropiede con Washington, mentre l'Italia, con il governo Draghi apertamente filoatlantista e filoeuropeista, si sta ponendo in una posizione contrapposta alla Cina. Il Nord Africa, in ultimo, e il Mediterraneo intero sono gli scacchieri geopolitici sicuramente che interessano noi italiani. Infatti la Turchia, il vero attore geopolitico molto importante all'interno dello scacchiere libico e soprattutto all'interno del mondo islamico, sta attuando una politica appunto di braccio di ferro nei confronti sia dell'Europa che dell'Italia. Infatti la polveriera libica e soprattutto il Mediterraneo, caratterizzato dalle numerose migrazioni che si stanno perpetrando dal 2011 in poi, appunto con la caduta del Rais Gheddafi, stanno a tutti gli effetti mettendo in seria difficoltà sia l'operato dell'Unione Europea sia l'operato dell'Italia. In questo contesto, in futuro analizzeremo il ruolo dei vari attori geopolitici e soprattutto il ruolo appunto della NATO e dell'Unione Europea all'interno di questi teatri. Questa è una rapida panoramica di quello appunto che tratteremo appunto nelle prossime puntate, se vorrete appunto seguirci. Buona giornata.